Osteria da Pino. Allora io un telecom. Sì, giusto per variare un po'. Causa crisi e oblio alcolico, si prende di pagare su. Grazie. Salute. Come cinchetto. Era buonissimo. Una bella polpetta di melanzana. Teorie su quando va mangiata l'oliva dello spritz. Io l'ho mangiata prima, Lele durante e Mattia ancora ce l'ha lì. Alla fine. Quando va mangiata? Secondo me durante. Secondo me dopo. La teoria di berlo prima si dice che sia perché di mangiarlo prima, cioè perché ti fa assorbire meno l'alcol. Non è fondata, lei l'ha mangiato prima e non sta mettendo la parola. Già biasica. La possiamo già escludere. Allora, l'osteria da Filo, detta anche da Poppo, sprizza 2,50 e queste polpette 1,50 euro. Buono, spritz buonissimo, polpetta deliziosa. Ma dov'è che era sto bacaro? A che era? Campo San Giacomo. In Caede Oche. Buona polpetta. Bacaro numero 9. Cosa di veneziano tipico? Io. No, fiori di zucca, panzana e formaggio, salaccini, sorbetti di carne, una roba a crai rosso di noi. In saor? Un po' di gamberi e frantino. Dai, gamberi in saor. Il nostro aperitivo al bacaro al Portego. Al Portego. Gamberi in saor. Cicchetto cotto, zucchine e polpette a volontà. E un bel gin. Ho appena scoperto che il sour è pieno di cipolle. Ma io dovevi spiegare prima questa. E quali sono le polpette migliori? Quelle prima vicino. Sì. No. Vedi il boccone di sour. Un boccone di sour, vediamo. Io ho tolto la cipolla. Invece è pieno di cipolla. Olè! Bacaro numero 8! Allora, proprio davanti alla scoletta dei Caleghieri, che era una scuola di calzolai, infatti ci sono le scarpe. E dall'altra parte c'è la chiesa di San Tomà. Proprio qui all'angolo. O San Tomà. Il prossimo bacar. Solo al calice, quindi in realtà non è un'ombra, è un calice di vino. Ci accontenteremo. A? 3 euro. Beh, molto buono. Molto più corposo. Questo si chiama Santa Pazienza, questo vino rosso. I cicchetti non li abbiamo provati, perché abbiamo appena finito i vigoli, sono le 3:30 del pomeriggio. Però sembrano molto molto invitanti, appetitosi. Particolari anche. Bacaro numero 7. Il bacaro da fiore è a due passi dalla statua del Cagalibri e dalla basilica di Santo Stefano. Thank you.
al baccalà da fiore finalmente provo il baccalà mantecato. Buona? Buona il baccalà mantecato? Sta veramente proprio di... Salute! Allora, da fiore, il baccalà da fiore, l'ombra è andata giù come niente, quindi direi leggera, buona. E questa non è la qualità dell'ombra, è della bevitrice. La particolarità del baccalà da fiore è che in autunno fa la trippa. Se vi piace potete andare lì e prendere come cicchetto un po' di trippa. Io no. Baccalà numero 6. Ecco il baccalà al mercato, dove ci facciamo una tappa colazione. Abbiamo preso dei paninetti troppo fighi. Al mercato. Abbiamo fatto colazione 30 secondi fa. La prima dolce, adesso sarà. Sono le 10:15. Ah, il baccalà al mercato, questi paninetti veramente buonissimi. Però dicono che già alle 11 sono finiti, quindi bisogna venire a colazione a mangiarli. L'abbiamo fatto noi. Ed è un baccalà piccolissimo ed è veramente geniale. Per i ragazzi giovani, consigliato. Per i ragazzi o per i paninetti? Only you. Baccalà al mercato. Buonasera. Raga, c'è la luce bellissima. Il baccalà banco giro è bello perché tu puoi prendere spritz o bicchiere di vino da asporto e vieni qua, ti arriva al canale grande. E poi ha anche i gamberi a crudo, che non li avevo visti in altri baccalà. Anche le ostriche, adesso che non c'erano. Anche le ostriche. Cin è il nostro ultimo spritz. Ultimo di una lunga serie. Stavolta prendo lo spritz Aperol, che era l'unico che mi mancava. Perché olive nello spritz anche due o tre. Una prima, una durante e un dopo. Poi quanto è bello godersi uno spritz. Un tramonto. Seduti sul pontile e arriva il canal grande. E poi Venezia è così, tu ti bevi uno spritz, poi magari un altro, poi magari un'ombra. Tanto qui le macchine non ci sono, sei a piedi, poi ti fai una passeggiata e via e torni a casa tranquillo e sereno. Ecco. Senza alcuna angoscia. Esatto, se non quella di finire un canale. Dai, io a zero. Baccalà numero 4. Allora, questo baccalà che si chiama Al Squero si troverà direttamente in fronte allo Squero, che è la rimessa dove costruiscono le e aggiustano le gondole. Anche qui, come cicchetti, io non ho preso una marmellata, formaggio e peperoncino, che non mangerò peperoncino. Invece questa è con la crema di tartufo e il prosciutto. Voi come me avete voglia di un po' di dolce,
mi consigliano di pucciare le esse di burano, questi biscotti, nel vino. E una cosa che potrebbe essere utile sapere è che questo baccaro, allo scuro, ha un bagno. Baccaro numero 3. Buongiorno. Buongiorno. Noi, cioè quello della Ele è un succo alla mela, eh? E come cicchette abbiamo preso due uova con l'alice che devono essere deliziosi. Qui all'Adriatico Mar le ombre sono con il vino Refosco. Guardate che panorama là dietro. E siamo proprio sedute su un pontile ed è una figata allucinante. Il posto merita un sacco, un po' più un baccaro, un po' più raffinato se vogliamo, ma merita. Baccaro numero 2! Buongiorno! Abbiamo preso le mozzarelle in carrozza finalmente, prosciutto, perele, alici per me, ombre sempre a 1 euro, ah no, qua c'è anche pomodoro, formaggio, alici, spacca Psycho Cambro. Cicchetto tris di burrate, piccante, alice composta di cipolla. Buonissimo. Ho preso un cicchetto con il gorgonzola e il favo. Cosa sono? Le ombre è il bicchiere piccolo del vino della casa, che si chiama così perché una volta si beveva l'ombra del campanile, si portava il vino, siccome andava male, si prendeva il sole e quindi diciamo c'erano queste persone, i vinai, che stavano sotto l'ombra del campanile e se volevi bere un bicchiere di vino. Che vini si usano per bere l'ombra? Da noi sicuramente sono i più buoni, il Cabernet Sauvignon e il Verduzzo, tutti e due della zona del Piave. Vino abbastanza leggero, deve essere? Leggero. Perché van via una dietro l'altra? 11 e mezzo, vino non strutturato, okay. Poi vino giovane. Di fronte là c'è la stazione e là c'è il ponte del Calatrava. E proprio qua di fronte c'è il Vecchio Biavarol, detto anche Puppa. Il cicchetto top, number one. E anche l'ombra top. Sì. Osteria il Vecchio Biavarol. Biavarol. Ah, questo spritz con bitter artigianale, valentino. Ha questo tocco di menta, molto buono. Ma vorremmo lanciare un appello, un invito a tutti i bar del mondo, bar del mondo esattamente,
che a Venezia, che è la patria dello spritz, lo spritz è rigorosamente con l'oliva all'interno. Uno spritz senza oliva non è uno spritz. Quindi più olive nello spritz.